Mercato di riferimento, quello parigino, un segmento, quello dei tre ruote, che per molti sarà protagonista della moderna mobilità. Di fatto è un segmento che è davvero in fermento e ci sono tante nuove proposte. La prima motorizzazione 300 per il Piaggio MP3 LT che declina in sport, in mezzo 350 cm3 per il Quadro 350S, figlio dello stesso creatore del primo Piaggio MP3. Per ultimo conosciamo il Peugeot Metropolis 400i, che è l'interpretazione francese del veicolo a tre ruote. Tre ruote, tre modelli, in crescendo per cilindrata. Scelta nata dalla volontà di non comparare il prodotto uno con l'altro, ma dare una panoramica di alcuni step opzionabili su questa tipologia di veicoli. Per tutti la possibilità di essere guidati con la sola patente B, quindi pedalina sulla destra della pedana poggiapiedi. Piaggio MP3 nell'ultima versione LT Sport è l'entry level di questa prova. Motore 300, 22,5 cavalli, 23,2 Nm di coppia. Allestimento sportivo, perché c'è anche quello business, quindi look più aggressivo e soluzioni meno pratiche, più d'apparenza soprattutto nelle rifiniture. Mancano ad esempio rispetto alla versione business i tre vani dietro lo scudo anteriore. Bello invece il vano sottosella da 50 litri con il doppio accesso. Piace l'opzione della piattaforma multimediale PMP, che ti permette di interfacciare una moderna device trasformandola in un raffinato computer di bordo, navigatore e l'ampia gamma di motorizzazioni disponibili, dal 125 al 500. Lato tecnico, ruote anteriori da 12 pollici, basculanti indipendenti con sospensione a quadrilatero articolato, ruota posteriore da 14 pollici, sistema di bloccaggio delle ruote anteriori elettromeccanico con freno di stazionamento separato, altezza sella 780 mm e 12 litri di capacità del serbatoio, sistema di frenata integrale con tre dischi da 240 mm. Quadro 350S è la via di mezzo come motorizzazione, 346 cm3, 27 cavalli e 28,8 Nm di coppia. Per lui idee chiare, poco ricercato nelle rifiniture ma prodotto orientato verso la sportività, verso il piacere di guida. Solo lui ha ruote anteriori da 14 pollici e posteriore da 15, sistema idropneumatico HTS molto reattivo che articola le sospensioni anteriori e caratterizzato da due ammortizzatori orizzontali in aggiunta ai due verticali. Spazio sottosella da 50 litri con geometria ben studiata, altezza sella da 780 mm, serbatoio di 13 litri e sistema di frenata integrale con doppio disco anteriore da 240 mm e posteriore da 256. Diverso rispetto ai competitor il sistema di bloccaggio delle ruote anteriori, solo meccanico e unito al freno di stazionamento, anche se per non mettere il piede a terra al semaforo basta tener premuto il freno anteriore. Chiude, nel senso che rappresenta il massimo come motorizzazione di questa prova, il Peugeot Metropolis 400i. Unità mono, come gli altri, da 399 cm3, 37,2 cavalli e 38,1 Nm di coppia. Per lui forte discendenza con il mondo auto, quindi focus sulla sicurezza. Doppio faro posteriore, rifiniture molto curate e soluzioni intelligenti in termini di praticità come il vano sottosella con doppia apertura, altri vani portaoggetti, pedana piatta, strumentazione da auto sia in termini di design sia di funzionalità, parabrezza regolabile in altezza con comando rapido e lunga lista di optional come il controllo pressione pneumatici, il sistema Smart Key, le luci a LED, il freno di stazionamento a pulsante e di bloccaggio delle ruote anteriori elettromeccanico separato con pedane passeggero estraibili. Lato tecnico avantreno di derivazione automobilistica con sistema dual tilting wheels a doppio triangolo in alluminio presso fuso con monoammortizzatore idraulico. Ruota anteriore da 14 pollici e posteriore da 12 con altezza sella di 780 mm, serbatoio da 13,5 litri. Anche per lui frenata integrale, doppio disco anteriore da 200 mm e singolo posteriore da 240.
Piaggio mi ripeto è stato il pioniere nel settore dei tre a ruote e questo gli dà un grosso vantaggio, è sicuramente il prodotto più maturo che c'è nella categoria, è quello che gode forse del bilanciamento ideale da un punto di vista soprattutto della maneggevolezza. Questo lo rende perfetto per chi muove i primi passi con questo genere di mezzi, per chi magari si avvicina a questo mondo venendo dalle quattro ruote. Il suo grande pregio, dicevamo appunto, è la grande facilità con cui si lascia condurre negli spazi stretti. Sembra quasi che davanti ci sia una ruota sola in certi momenti. E questa leggerezza dell'anteriore non ha grandi effetti collaterali, anzi, si può dire che abbia praticamente soltanto pregi, perché quando ci si trova a sgusciare nel traffico è veramente molto molto efficace. Ma poi alla fine dei conti, quando anche si incontrano tratti sconnessi o situazioni un po' delicate, comunque sa infondere un grandissimo senso di sicurezza. Il fatto che sia un prodotto maturo chiaramente non lo rende comunque immune da qualche piccolo difettuccio, cose che magari potrebbero essere state eliminate nel corso degli anni da una progettazione un filino più attenta. Per esempio, manca nella parte posteriore dello scudo un cassettino portaoggetti che potrebbe essere comodo, che so, per esempio per il biglietto dell'autostrada, oppure il pedale del freno che, ricordiamolo, è indispensabile perché questo mezzo possa essere guidato anche con la patente B. Non è comodissimo da azionare perché è leggermente staccato dalla pedana e costringe la caviglia ad assumere una posizione piuttosto infelice. Questo però non significa assolutamente che si tratti di uno scooter scomodo, anzi, vibra pochissimo, assicura una buona protezione aerodinamica, alla fine dei conti sa farsi apprezzare nell'uso quotidiano come anche nei lunghi viaggi. Chiaramente nei lunghi viaggi emerge però un pochino di limite dal punto di vista meccanico, perché questo motore, che è un 300, lo ricordiamo, non è esattamente uno dei più brillanti della categoria. Quando ci si mette in corsia di sorpasso, a volte ci si trova un po' con il fiato corto e si è un po' in difficoltà a completare magari quei sorpassi con le macchine dietro che pressano. Insomma, prima di mettersi in terza corsia è sempre meglio fare attenzione a cosa sta accadendo attorno per non trovarsi magari un po' in difficoltà. Per chi chiaramente pensa di fare un intenso uso autostradale, però esiste sempre in gamma, tra l'altro una gamma estremamente articolata quella di Piaggio, un gemello 500 dotato di ben 40 cavalli che sicuramente ha ben altra prestanza e consente di muoversi con maggior facilità sui tragitti lunghi. Se manca un vano nel retroscudo, il piccolo MP3 si fa comunque perdonare per la praticità del vano sottosella, che ha ben due aperture, molto intelligente, soprattutto quella dello sportellino posteriore, all'interno del quale si può, volendo, inserire un casco. Attenzione, non ci stanno proprio tutti, ad esempio un casco modulare può essere in difficoltà a entrare, conviene eventualmente fare una prova con il proprio casco o sceglierne uno che possa eventualmente infilarsi. E da ultimo va fatto un plauso all'impianto frenante che, a parte qualche raro bloccaggio del posteriore, non ha particolari problemi. È potente, abbastanza ben modulabile e non soffre di fastidiose interferenze tra una leva, l'altra e il pedale quando si va a cercare di fare una frenata modulata. Abbiamo detto che il Metropolis 400 è l'interpretazione del tre ruote secondo Peugeot, secondo la casa francese. Come costruisce, come ha realizzato il suo tre ruote Peugeot? Lo ha fatto sfruttando un forte know-how che è quello automobilistico, in cui Peugeot appunto ha una lunga tradizione. Il doppio faro anteriore, il faro posteriore, il design, il cruscotto, insomma sono tante le parti che ci ricordano proprio il layout automobilistico. Il Metropolis 400 ricorda ancora di più il settore automobilistico nel concetto di sicurezza. Ecco, sicuramente sotto questo punto di vista Peugeot si è fortemente impegnata. Concetto, giusto per citare uno tra i tanti dettagli, che viene evidenziato dalla fila di luci a LED posta nella parte anteriore, che è sempre accesa. Quello che caratterizza il Metropolis 400i rispetto ai competitor di segmento è sicuramente le prestazioni del suo motore, rapportate a una cubatura di 400 cm cubi circa. Prestazioni che sono superiori, forti anche del fatto che ha la cubatura maggiore dei tre prodotti che stiamo comparando oggi.
Un aspetto su cui il Metropolis è molto forte, oltre al design, come abbiamo detto, è la comodità. È l'unico, in questo caso tra i competitor che abbiamo analizzato oggi, ad avere la pedana completamente piatta, e questo è un bel vantaggio, dà tanto spazio di carico in più e poi è molto comodo per quanto riguarda la posizione dei piedi e anche la postura delle ginocchia, delle gambe. Concetto di comodità che è sottolineata anche dalla sella, che è davvero molto comoda e ben rifinita, davvero ben fatta. Bella la strumentazione, bello il design e le rifiniture. Si vede, questo prodotto costa un po' di più rispetto alla concorrenza, ma effettivamente questi soldi sono giustificati dalle rifiniture e dai dettagli che sono molto molto curati. Quello che non ci è piaciuto del Metropolis 400i è l'impianto frenante. L'impianto frenante lo potremmo definire un po' acerbo. Non piace tanto la risposta all'azione sulle leve, quando si usa il pedalino si induriscono troppo le leve sul manubrio, quindi si perde sensibilità sulle leve, e lo stesso avviene quando si tira con forza la leva posteriore, si perde sensibilità sulla leva del freno anteriore. Parlando di handling di guida, bisogna dire che la risposta del Metropolis 400i nello scendere in piega, per esempio, è un po' più lenta rispetto ai suoi diretti competitor. È meno intuitivo nella guida, ci si deve tarare un pochino di più. È comunque molto rigoroso nella percorrenza delle curve ed è molto stabile quando si viaggia in autostrada a velocità di circa 130-140 km/h. Un altro pregio del Metropolis 400i è il suo parabrezza, bello, ampio, non fa effetto lente durante la guida e poi è regolabile senza attrezzi tramite questi due pulsanti ed è anche una discreta escursione. Se dovessimo trovare un aggettivo per descrivere il Peugeot Metropolis, possiamo dire sicuramente pratico, perché ci sono tante soluzioni intelligenti. C'è tanto spazio sotto la sella, c'è la doppia apertura che ti permette di accedere al vano sotto sella sia alzando appunto la sella sia aprendo lo sportellino posto nella parte posteriore. Lo stesso comando che apre questi due vani è posto in basso sotto al manubrio tramite due pulsantini separati, molto comodi, molto facili da utilizzare. Anche lo spazio nel retroscudo a livello di vani è molto ben sfruttato, c'è un ampio vano nella parte centrale e un altro piccolo sportellino messo sotto la leva sinistra. Non è molto grande come dimensioni, ma è comodo per riporci piccoli oggetti. Tirando le somme, il Peugeot Metropolis 400i è sicuramente il prodotto più rifinito, ben fatto, con delle ottime prestazioni per quanto riguarda il suo motore. Si differenzia rispetto ai due competitor di oggi, nel senso che è molto comodo, si rivolge forse a un interlocutore più maturo, più adulto, infatti anche a livello di spesa costa un pochino di più. Dei tre protagonisti della comparativa, il Quadro 350S era quello che ero più curioso di provare. Perché? Beh, presto detto, perché è il figlio di una realtà tutto sommato piccola rispetto ai suoi competitor Piaggio e Peugeot. Interessante anche il progetto della sospensione anteriore, perché è stata progettata proprio da Luciano Marabese, colui che sviluppò a suo tempo il primo Piaggio MP3. Salendo in sella al Quadro 350S, tuttavia, si percepisce l'immaturità, in un certo senso, della casa. Perché? Perché gli accoppiamenti delle sovrastrutture sono ancora molto grezzi rispetto alla concorrenza, soprattutto come Peugeot, dove invece abbiamo dettagli molto curati. Ecco, il Quadro in questo pecca un po', soprattutto appunto negli accoppiamenti, ma anche in alcuni dettagli della strumentazione, che suonano quasi anacronistici ormai. Se le sovrastrutture non piacciono particolarmente, a convincere c'è la posizione in sella. Infatti la posizione è molto naturale, il manubrio è abbastanza alto, più che sulla concorrenza, e questo permette un grande controllo, un grande feeling. Anche la sella è tutta sommato comoda e a seconda dell'altezza si può trovare la posizione più corretta. Infine anche la posizione per le gambe, c'è sufficiente spazio, a differenza ad esempio del Piaggio MP3. Anche parlando a proposito della posizione delle gambe, c'è molto spazio con cui giocare e con cui potersi muovere, soprattutto in senso longitudinale. Una volta in marcia, il motore del Quadro 350S non è dei più silenziosi e fluidi, c'è un minimo di ruvidità attorno alla zona del regime minimo. Tuttavia la spinta del motore è sempre garantita da un'erogazione abbastanza piena, soprattutto ai medi regimi. Manca un po' di allungo. A livello di guida il Quadro 350S è quello che ho preferito perché alla fine dei conti è il più sportivo.
Questo grazie a due cose principalmente. La prima è la ruota da 14 pollici che rispetto alla concorrenza offre tanto feeling, quasi motociclistico. E poi c'è quel sistema HTS, Hydraulic Tilting System, che trasmette sempre tanto feeling e lavora davvero bene, copiando bene l'asperità ma riuscendo a simulare quasi una moto in ingresso curva. Due parole vanno fatte anche sulla capacità di carico del quadro, perché è l'unico della concorrenza a riuscire a caricare un casco modulare nel sottosella e ad avere altri due vani nel retroscudo, molto comodi per riporre oggetti di piccole dimensioni quali il portafoglio o il classico bigliettino autostradale. Una parola anche sulla frenata. Buona, ottimo anche il feeling, forse manca un po' di potenza rispetto alla concorrenza diretta. In conclusione, quindi, il quadro 350S mi è piaciuto per molti aspetti, per altri un po' meno. È la declinazione sportiva dei tre ruote e di fatto a oggi è l'unico che offre quel feeling simil moto. Chiudiamo con le consuete considerazioni su chi fa cosa e come lo fa. Il piccolo, in termini di motorizzazione Piaggio MP3, è il più adatto per chi sceglie tre ruote per il commuting urbano. Di lui piace la guida, piace il fatto di essere intuitivo e maneggevole. Non ha la pedana piatta e i vani portaoggetti che, lo ricordiamo, però ci sono sul fratello business. Insomma, è quello che consigliamo al cittadino che affronta, magari nel percorso casa-lavoro, anche tratti di tangenziale. Se poi si vuole di più, vi ricordiamo che esiste anche la versione da 500 cm cubi, che alza l'asticella dal punto di vista delle prestazioni, che però pesa e costa di più. Quadro 350S dei tre è il più adatto a chi ama la sportività, tanta sostanza intesa come piacere di guida, che però fa i conti con design, rifiniture meno ricercati. Lato guida, inteso come feeling simile alle due ruote, non ha rivali sulla concorrenza. Ottimo il vano sottosella dei tre, è l'unico in cui abbiamo stivato un casco modulare. Convince meno nella strumentazione, nell'avere il freno di stazionamento e di bloccaggio ruote anteriori solo meccanico e nella frenata integrale migliorabile. Lo consigliamo a chi cerca il feeling di guida simile alle due ruote senza rinunciare alla stabilità e alla sicurezza delle tre. Infine, Peugeot Metropolis. Non ha velleità sportive, ma è molto comodo, molto ricercato, offre soluzioni pratiche e funzionali che nessun altro ha, come la pedana piatta, che di contro costringe a scendere ed alzare la sella per fare benzina, il parabrezza regolabile velocemente senza attrezzi, tanti vani e la strumentazione da non sfigurare con le cugine a quattro ruote. Bello il motore, fluido, offre il giusto supporto per sorpassi decisi anche autostradali. Convince meno sul lato guida, il Metropolis non è reattivo come i due concorrenti, è più lento nello scendere in piega, anche se molto stabile in percorrenza. Nota negativa, si tende ad usare solo la leva sinistra, che aziona entrambi i freni ma allunga un po' la frenata. Lo consigliamo a chi con questo veicolo vuole fare un po' di tutto, con uno stile ricercato e in totale comodità. Insomma, possiamo dire che rappresenta la declinazione turistica del concetto tre ruote, confermato anche nel prezzo più alto rispetto ai competitor e nella forte attenzione alla sicurezza. E per chiudere vediamo cosa succede quando viene il momento di staccare l'assegno per l'acquisto. Per il più cittadino, Piaggio MP3 LT300 Sport servono 6.645 euro. Leggermente più caro lo sportivo del gruppo, ovvero il quadro 350S, che costa 6.990. Per chiudere, infine, il Peugeot Metropolis 400, ovvero il più turistico e automobilistico della compagnia, ecco che viene a costare 7.784 euro.